C'è questa riapertura, certo tra mille difficoltà, perché insomma stare tutto questo periodo chiusi non è semplice. È una notizia anche un po' isperata, perché dal momento che ci hanno fatto chiudere, come ti ricorderai, il 24 dicembre in una maniera repentina, in pochissimo tempo, un decreto immediato, da quel momento insomma ne stiamo un po' ancora soffrendo. Si parlava di una proroga di 15 giorni, addirittura a fine mese, poi ieri il governo, e sappiamo bene che è stata una decisione fortemente voluta da Draghi, perché c'erano delle forze politiche che non erano molto d'accordo su questa proroga solo di 10 giorni, ma alla fine ha prevalso il buon senso di far ripartire le attività, far ripartire l'economia, perché non è pensabile che si possa continuare a stare chiusi quando non è nemmeno pensabile che il governo possa aiutare tutte le attività che sono chiuse. Quindi, visto che ormai abbiamo appurato che con questo virus ci dobbiamo convivere, e speriamo che sia veramente la parte finale, se ci dobbiamo convivere dobbiamo anche trovare le misure e i protocolli per riaprire. Chiaramente in sicurezza ancora dobbiamo tenere la guardia alta, però le discoteche, come abbiamo sempre detto, è un luogo controllato, sicuro, dove appunto può essere anche verificato all'ingresso il Super Green Pass. Mi sembrava opportuno che potessero riaprire. Abbiamo parlato di sicurezza e ci sono anche coloro che si occupano della sicurezza interna delle discoteche. Anche per voi è un modo per tirare un sospiro di sollievo? Noi abbiamo avuto anche noi diversi problemi come il gruppo, perché noi siamo in circa 50 dipendenti qui, lavoriamo in zona di Arezzo, in zona di Valdarno, Valdichiana e Valtiberina, e purtroppo siamo trovati a un punto di difficoltà economiche. Abbiamo sofferto tanto, perché avendo un'agenzia di un affitto di 1.200 euro, 50 dipendenti, e pagare tutte le tasse, rispettare tutte le regole e rispettare l'ordinamento giuridico, e soprattutto ora negli ultimi 2 anni che abbiamo veramente fatto fatica di andare avanti, perché lavorando con 50% delle capienze dei locali abbiamo lavorato anche in meno come operatori, però meno male che finalmente ci hanno dato un'altra possibilità di ripartire tutti insieme, perché con l'ultima chiusura del 24 dicembre 2021 siamo penalizzati forte. Quindi speriamo che da ora in poi non ci facciano più chiudere. E quando parliamo di discoteca parliamo anche di DJ, sono i DJ che sorridono finalmente, perché finalmente. La chiusura alla vigilia di Natale insomma è stata una botta. Oddio, non è stato un bel regalo, diciamo che fermarsi proprio per la vigilia non è stato proprio il più bel regalo che potevamo ricevere. Finalmente ci siamo. Ovvio, dobbiamo stare sempre attenti, vedremo se nel corso del tempo si miglioreranno anche le condizioni, però finalmente possiamo dire, finalmente si balla. Si balla e si canta anche, no? Perché si seguono i ritmi che vanno maggiormente di moda, però soprattutto si ricomincia a vivere, a lavorare. Sì, si ricomincia, più che altro è importante anche per i giovani, perché i giovani hanno passato un periodo molto brutto, stanno passando un periodo molto brutto, li vogliamo anche vedere ritornare a ballare, ritornare a vivere questo non solo nella scuola ma anche nel divertimento del dopo scuola. Chiaramente ci aspettiamo anche che l'attenzione che il governo centrale non ha avuto in questo periodo verso la nostra attività invece abbia un attimo più di attenzione per quello che riguarda le amministrazioni locali, e quindi ci aspettiamo che le amministrazioni locali diano anche una man forte a questo settore che è stato veramente martorizzato in questo periodo. Quindi ci aspettiamo veramente che ci sia una collaborazione da parte di tutti, in modo che possiamo ripartire veramente per bene e arrivare a un'estate anche importante.